Ciao, come state? Ciao Dino, bene, tu? Hai detto ciao? Hai bene, detto bene, ciao, benissimo. Ho visto ciao, bello. Come ciao come? Del sorriso. Sì, sì, eccolo qua. Che cos'è? Hai fatto ciao? Ciao. 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 Vediamo se lo vedono, vedete? Vediamo se Nino ha scritto questo libro, lo vedete? Non so se si vede il rovescio. Avvicina, avvicinalo un po', avvicinalo di più. Qua. Avvicina, avvicina. Avvicina, eccolo qua. Il Tao del sorriso. Quanto è importante il sorriso per stare meglio? Professore, spiegaci. Al di là del professore, comunque credo che sia fondamentale, perché se dovessimo perdere il sorriso in questo periodo storico, credo che veramente ci siano poche speranze, Adolfo. È un momento particolare. Non ci resta che ridere. Non ci resta che ridere, invece non ci resta che piangere, no? Bravo, sì, cambiamo il titolo. Mi viene in mente la frase che hai detto la volta scorsa, Francesca, del recupero del potere interiore. Credo che faccia parte del recupero del sorriso interiore anche, perché se dovessimo dar retta a tutto ciò che oggi ci viene raccontato, credo che veramente ci sarebbero pochi motivi per ridere, per sorridere anche, però consapevoli del fatto che invece siamo forti della conoscenza che sottolinea o sostiene comunque la consapevolezza, la conoscenza che sostiene la consapevolezza, e credo che potremmo dare un bel contributo. Certo che è un momento particolare. La prima volta che ti ho conosciuto, Dino, la cosa che mi ha colpito con te è il tuo buon umore, il fatto di saper sempre condire qualsiasi situazione con un sorriso. E il sorriso, tu mi insegnasti, è empatico, perché chi sorride di rimando sorride all'altra persona. Pertanto, com'è che ti sei deciso? Non costa niente. Come mai ti sei deciso a interessarti al sorriso? Perché è così importante nella tua attività professionale curare il sorriso? Ma vedi, devo in ogni caso dar merito a mio padre, che mi ha indirizzato questa professione, che inizialmente, ti dirò, avversavo, perché dico, dopo tanti anni di università, studio medicina, mi metto a curare i denti, cosa vuoi che sia, faccio il cavadenti. In realtà tu hai fatto, ci sono quelli... fatto medicina prima, eh? Tu sei medico ed odontoiatra. Io faccio parte di quella ormai categoria in via di estinzione, che è la classe dei medici che poi hanno fatto la specializzazione, quindi per me sono stati 10 anni di impegno. E ti dirò, probabilmente questa è la forza maggiore che ne ho derivato, perché tu conosci un po' la mia storia, e Francesca meno sicuramente, però l'essere medico mi ha consentito a un certo punto di rivedere determinati canoni di vita e di professione, che mi hanno condotto a una rivalutazione della professione odontoiatrica in senso olistico inizialmente e tossicologico successivamente, perché ben sai, Ado, come è nata la mia storia dopo un periglioso momento di malattia dovuta al mercurialismo. Quindi da là, come tutti poi quelli che hanno il cambio, raggiungono una boa nella propria vita, spesso è rappresentata da una situazione di sofferenza o di malattia. Sì, anche in quelle occasioni dirò, no, il sorriso non l'ho perso. Quindi, cos'è il mercurialismo, Dino? Mercurialismo è un termine poco conosciuto, in medicina è conosciuto come idrargismo, però è la micro complicazione cronica da mercurio che io ho potuto e dovuto subire, un po' per la mia professione, un po' perché a un certo punto della mia vita delle piccole otturazioni in composito, primissimi compositi, le otturazioni bianche fatte da mio padre, dovete sostituirle con delle otturazioni in amalgama. L'amalgama è quel composto delle vecchie piombature.
che per il 50% è costituito da mercurio. E purtroppo, per evidente come dire, sensibilità genetica, perché anche mio padre poi alla fine della sua vita professionale soffrì del tremor mercurialis, quindi la sua e di conseguenza la mia è una carenza genetica di un enzima detossificante del mercurio e i metalli pesanti in ogni caso. Che come si chiama questo enzima? Come si chiama questo enzima? È la deidrogenasi del glutatione. E quindi il fatto che io abbia potuto riconoscere questa sintomatologia anche grazie ad Adolfo, che in quel ormai 25 anni fa è Adolfo. Mi vedete? Io non vedo più nessuno, Sei anziano, sei molto anziano, eh? Lui è! Sì. Non vi vedo più, voi? Però non hai un capello bianco, Dino. Neanche uno con te, hai visto? Perciò, Dino, in pratica il fatto di aver sofferto di un problema di intossicazione da metalli pesanti, paradossalmente è stato un momento, diciamo, di cambiamento, diciamo, importantissimo nella tua vita, che ti ha indotto a cambiare direzione e a sensibilizzarti a un problema che ti ha consentito di aiutare tantissime persone in Italia, a parte la nostra amicizia che nacque dalla condivisione all'epoca di una squadra di calcio di Serie A che seguimmo all'epoca, era il Venezia Calcio, vicino alle tue parti, dove tu mi affiancasti e cominciammo a disintossicare i pazienti, i giocatori, che fecero quell'anno un campionato meraviglioso in Serie A, e cominciammo a parlare per primi dell'intossicazione da metalli. E devo dire che da lì in poi, poi il professor Pische, che tra l'altro è uno dei docenti dell'Università di Milano, Università Popolare di Studi di Milano, ha portato avanti un discorso creando un'accademia di odontoiatria biologica che è unica al mondo. Questo lo possiamo dire, anche perché tu sei modesto, però qualcuno lo dovrà pur dire. Bene, grazie. Sì, diciamo che da quel momento là effettivamente io ho dedicato tutta la mia vita professionale alla ricerca in questo senso, con grandi difficoltà, non posso negarlo, perché le problematiche che ho derivato da quell'esperienza posso tranquillamente confessare non siano neanche oggi completamente risolte, perché dal mercurio purtroppo è molto molto ma molto difficile detossificarsi, ma e questo però ti dirò mantiene quel tipo di sensibilità nei confronti della materia che mi spinge sempre con la stessa forza a contrastare una visione antibiologica dell'odontoiatria e, se vogliamo, anche della medicina, che ci sta dimostrando in questo periodo come possa essere manipolata, e purtroppo saranno le mie origini isolane, sarà la testardaggine, ma oppure il fatto che comunque non si possa incatenare un'anima e di conseguenza la libertà che si esprime, io non posso pensare di cedere nonostante le pressioni che mi arrivano affinché io stia zitto, e magari mi fermo qua. Perché... Beh, io posso dire una cosa, che il tuo sistema di comunicazione è fortemente scientifico. Ciò sempre basato su evidenze scientifiche, non su posizioni anacronistiche. C'è da dire che le intossicazioni da metalli indeboliscono il sistema immunitario fortemente, andando a inibire le capacità difensive degli araldi della nostra difesa, dei linfociti, dei granulociti. Perciò, mai come in questo momento, è importante ricordare che una buona igiene dentale, ma non intesa solo come pulizia, ma anche come assenza di otturazioni in amalgame, ridurre i metalli, cercare di curare bene, perché il cavo orale ha un suo grado di acidità che può essere influenzato dalla presenza dei metalli, che crea un effetto batteria a tutti gli effetti. E questo tipo di variazione può cambiare l'assimilazione, andando a creare problemi digestivi, fermentazione, e andando a danneggiare come cofattore già la situazione abbastanza stressante di questa vita di inquinamento. Parliamo anche delle radiazioni, no? Per esempio le radiazioni ionizzanti, i campi di estrema bassa frequenza possono essere anche questi uno dei cofattori che potrebbero
coincidere anche con un aggravamento della capacità difensiva immunitaria. Pertanto, guarda, io mi ero fatto... Vai, scusami Adolfo. No, poi dicevo, tutta la tua guerra intrapresa all'inizio poi è stata salutata alla fine con un successo, con un credito universitario, con un insegnamento proprio sull'aspetto biologico dell'odontoiatria. Perciò ben vengano le guerre se poi servono a cambiare il sistema della rotta, della scienza e delle modalità. All'inizio tutti quanti gli innovatori sono stati fortemente condannati per poi essere considerati normale processo di amministrazione classica della salute. Normalmente maggiori sono gli ostacoli, maggiore la verità che sottende invece. Bravo. La paura che io intravedo nella mia categoria è quella di quasi dover rispondere di responsabilità, quando invece non c'è nulla di cui vergognarsi. Non è possibile che dopo 200 anni ancora oggi, perché sono passati 200 e passa anni da quando è nata l'amalgama, si parli ancora della possibilità che il mercurio possa avere degli effetti terapeutici. Capite che è qualcosa di devastante. E ti dirò, sai Adolfo, Francesca, che questa emergenza mi ha fatto riflettere su molti aspetti anche della mia professione, perché parliamo soltanto di virus, ma il virus è possibile, ne abbiamo miliardi nel corpo, al di là del fatto, lasciamo stare tutto il complottismo che può avere anche una certa fondatezza, il fatto che le manipolazioni in laboratorio possono avere scatenato la partenza, lasciamo stare il fatto che il virus possa avere saltato la barriera animale uomo e di conseguenza essersi diffuso, non dico di no, però se noi non attiviamo, come giustamente stavi dicendo prima, non abbiamo delle difese immunitarie pronte a reagire a qualsiasi tipo di attacco, è chiaro che ogni aggressione può diventare deleteria o addirittura mortale. Se parliamo di inquinamento, voi mi vedete? Sì. Benissimo. Ah, ok. Parliamo di inquinamento, di metalli pesanti, di alimentazione, dell'eccesso nell'utilizzo dei farmaci, uno stile di vita che va dalla sedentarietà ai vizi, senza entrare nello specifico, dal fumo e quant'altro, il pensiero che non è sicuramente positivo e ancora oggi a maggior ragione non può esserlo, crea quel livello di bassa infiammazione, basso grado di infiammazione, che poi ci aggiungi le interferenze elettromagnetiche, e non stiamo a parlare del 5G, anche se potremmo parlarne per una giornata, che determinano sicuramente tutti questi fattori, una iperattivazione virale. Quando poi questo basso grado di infiammazione, quando trova un intestino che, essendo il nostro secondo cervello, non è, è permeabile alle... Scusate. È più permeabile l'intestino che è madre del polmone. Capite come diventa facile poi arrivare a questo tipo di patologia così aggressiva come attualmente la stiamo vivendo. E purtroppo i metalli pesanti che provengono dalla bocca hanno una gravissima responsabilità, e non solo quelli pesanti, ma i metalli in generale, perché, come giustamente dicevi, la creazione di una pila endorale, il fatto che comunque venga alterato il potere degli enzimi digestivi salivari, assolutamente a cascata determina tutta una serie di problematiche che non possono non avere effetti secondari sulla salute. E da qui il fatto che l'odontoiatria debba riguadagnare dignità nell'ambito della medicina è uno degli aspetti sui quali maggiormente combatto, ma non perché devo essere un frega proprio niente, lo sai benissimo Adolfo, in tempi non sospetti ho rinunciato a cariche ben retribuite, però il fatto che non
non si possa, non ci si renda conto del fatto che la bocca rappresenta l'80% di quell'80% dei focolai che sono nel cranio e che questi possano avere effetti sistemici. E da qua poi l'altro libro, quello... è finito il capitolo, Adolfo? La settimana prossima sarà sul tuo tavolo. Okay. Lo sapevo come lo chiedevi. Benissimo. Ecco, saranno un migliaio di pagine là, sarà un libro importante che ho chiamato, non a caso, Medicina odontoiatrica, biologica e sistemica. In questi quattro termini credo ci sia veramente il sunto e il succo della mia vita professionale, perché non parlare soltanto di odontoiatria, ma di medicina odontoiatrica. Sarà anche un libro di testo per la facoltà, questo vogliamo dirlo. I tuoi due libri sono i libri di testo, diciamolo, perché è giusto che gli ascoltatori sappiano. Grazie. Dare una visione sistemica nell'ambito anche della biocompatibilità di quello che vogliamo fare, credo sia importante, anche perché sarà molto faticoso ricominciare la vita professionale per tutti gli odontoiatri, ma di conseguenza per i pazienti dei dentisti. Quindi vediamo, sicuramente il fatto che ciascuno di noi dia un minimo di contributo alla scienza e alla coscienza può essere importante. Senti, volevo concludere con una piccola finale domanda, se Francesca mi autorizza, sulla correlazione dell'importanza della poltrona odontoiatrica nella genesi di tante malattie. Ci puoi parlare semplicemente delle malattie focali? Perché spesso e volentieri noi tardiamo a comprendere come i denti possano essere collegati a altre malattie. Eppure nei libri sacri testi che noi abbiamo, ci sono dei capitoli dedicati, per esempio nell'Introzzi, che è il trattato di medicina interna, alle malattie focali che possono provocare danni a distanza. Ce ne puoi parlare brevemente? Sì, e poi ci sono due domande quando hai finito, Lino. Sì, allora, intanto direi che è molto sottovalutata la visione della biorisonanza che partì da Fall ormai circa 70 anni fa, che ha permesso di strutturare delle mappe dente-organismo, tali per cui a ogni dente corrisponde in senso embriologico, energetico, fisiologico, funzionale, anatomico, corrisponde un organo, un apparato, un sistema, un muscolo. E conoscendo questa mappa è molto facile tornare a ritroso, quindi in un sistema di riverbero delle valutazioni, nel riconoscere quali possono essere le patologie sistemiche correlate ai denti o comunque alla bocca. Giustamente facevi riferimento al fatto che già nel passato si è riconosciuto come alcune forme, per esempio, di endocardite batterica derivassero dai denti, anzi dai batteri che sono presenti nella bocca, in particolare lo Streptococcus mutans, ma altrettanto tantissime patologie di questo poi si è discusso per arrivare a forme di glomerulonefrite o forme reumatiche che appunto partivano dalla bocca. Una cosa che è molto sottovalutata è il fatto che anche embriologicamente il nostro intestino è identico dalla parte iniziale alla finale, quindi dall'ano alla bocca e viceversa, la mucosa è la stessa, le caratteristiche sono identiche, quindi è inutile assurdo poter pensare che qualsiasi tipo di problematica a livello orale non possa avere conseguenze a livello intestinale, e sappiamo bene che dall'intestino poi possono partire tantissime patologie. Ci sono stati
riferimenti istologici, prove anatomopatologiche, patologhe che hanno consentito di stabilire queste correlazioni, si fa molta fatica ad accettare quelle che sono invece le correlazioni di natura frequenziale fra che possono essere rilevate con sistemi di piezoelettrici, appunto con la biorisonanza, che determinano questa correlazione fra la bocca e il resto dell'organismo. Ed è un qualcosa di cui dovremmo assolutamente tener conto, al di là di quello che invece l'aspetto che oggi sta più a cuore a tutti, dai dentisti e ai pazienti, il fatto che ci possa essere un'infezione crociata determinata dalla vaporizzazione dei microrganismi della bocca. Sì, diciamo la vaporizzazione anche batterica dei microrganismi, tenendo da parte quella che è invece la vaporizzazione appunto delle nanoparticelle che poi hanno la forma più silente, forse il termine più adatto, nei vapori di mercurio che quando si trattano i denti. E qua vi anticipo una ricerca che ho finanziato e che col gruppo anche della medicina di segnale che fa capo a Luca Speciani stanno seguendo con attenzione lo sviluppo di queste ricerche. Ricerca che porta a capire come, per esempio, il passaggio del mercurio dalla bocca e soprattutto quando nella bocca, all'interno della bocca viene trapanata l'amalgama o per rimozioni scorrette, devitalizzazioni, limature di Monconi, questi vapori possono passare al feto attraverso l'assorbimento in placenta del mercurio. E senza voler dare nessun tipo di valenza ancora, perché devo avere i dati ultimi, le malattie neurotossiche dei bambini possono essere assolutamente riferite a questi depositi. C'è da dire una cosa su questa considerazione che hai fatto, è importante per un motivo aggiuntivo. Il Covid-19 è una patologia che non si estrinseca solo a livello polmonare, perché secondo recenti acquisizioni scientifiche sembrerebbe dipendere da un problema degli endoteli, cioè di questa pavimentazione che riveste tutta la mucosa, quella del sistema digerente, quella dell'apparato respiratorio, quella vascolare. Perciò tutte le situazioni di infiammazione cronica che possono essere scatenate anche dai metalli tossici endorali, dai metalli generalmente nell'organismo, possono creare sull'endotelio questo atteggiamento infiammatorio che poi può creare una predisposizione ad aggravarsi e ammalarsi più facilmente di questa malattia. Perché ricordiamoci, il Covid-19 non è solo una malattia polmonare, ma è una malattia sistemica che coinvolge anche il rene, i glomeruli, il sistema anche cardiocircolatorio. Ecco perché anche la comorbilità va letta non solamente come fattore causale peggiorativo, ma come bouquet integrativo. Dobbiamo vedere l'essere umano nella sua globalità. Perciò l'odontoiatria biologica, la bonifica dei metalli pesanti, il considerare che ogni dente corrisponde a un'informazione che viene trasmessa attraverso le informazioni che arrivano al tessuto connettivo, che è il teatro dove avvengono tutte le reazioni infiammatorie del corpo umano, e che c'è un contabile preciso di tutti i danni che facciamo al sistema immunitario. E quando arriva il virus è la ciliegina sulla torta, che non fa altro che consacrare un cattivo utilizzo del corpo umano, fermo restando che il contagio va sempre contrastato, va combattuto a distanza sociale, però è importante evitare di facilitare il terreno, evitare le concause, come hai detto giustamente tu. E poi vorrei concludere chiedendoti una cosa. Tu hai messo a punto, proprio per questo rischio dell'inquinamento endorale quando si bonificano i metalli, forte della tua esperienza di bonificatore dei metalli endorali, un sistema, e volevo sapere se potevi anticiparci qualcosa su questa ricerca e se possiamo pensare che magari ora, con la riattivazione in fase 2 delle attività professionali odontoiatriche, che sono necessarie, ricordiamolo,
cosa potrà agevolarci questa tua scoperta? Sì, magari è prematuro parlarne in termini di efficacia assoluta anche nei confronti del virus, però quello che il dispositivo... Nelle concause, non come fattore diretto, perché il virus ha bisogno di farmaci e di vaccini e lo sappiamo. Ciò detto, assolutamente. Come possiamo migliorare la situazione con cause? Sì, proprio anche nel passaggio crociato delle infezioni, del virus, perché ti dicevo che questo sistema di aspirazione che ho messo a punto, brevettato ormai tempo fa, è stato studiato per i vapori di mercurio. Stiamo valutando quanto possa essere utile l'isolamento e quindi l'aspirazione anche nei confronti di qualsiasi tipo di, adesso parliamo del virus, però di qualsiasi tipo di problematica che va in aerosol nella zona della bocca e circostante, perché poi bisogna pensare, quando si parla di infezioni crociate, per il fatto che il paziente che ha la poltrona in quel momento deve essere sicuramente tutelato, e lo è. Però quanto sappiamo di quel paziente che possa essere portatore sano o meno di qualsiasi tipo di problematica, e che attraverso il lavoro odontoiatrico del dentista che possa diffondere a sua volta nell'ambiente, di conseguenza per il paziente successivo, ma anche per gli operatori, le problematiche. Quindi sto valutando la possibilità di utilizzare questo tipo di dispositivo anche quale ausilio nella professione che si prospetta che diventerà molto più delicata di prima, quella del dentista. Immagino. C'è una domanda, Francesca Corsini che desidera parlare, vediamo se ce la facciamo. Francesca? Fatto questo, ragazzi, io vi devo salutare perché mi richiamano di nuovo in clinica perché ho avuto un ricovero urgente prima. Intanto vi saluto, vi abbraccio caldamente e ci sentiamo presto. Grazie, Dino. Grazie, Francesca. Ciao. Un abbraccio, a presto. Ciao. Non riesco a... cioè, come prima, di nuovo, non... Io non ti vedo più, Francesca, comunque non importa. Io ti vedo. Ok. Io ti vedo benissimo, cioè adesso lo vedi anche tu. Sì, non è, sono convinto non sia un bel vedere, però comunque. No, ma ci mancherebbe. Aspetta, c'è anche, vediamo se Alessandro Vetrani, se lui riesce a parlare. Non mi sentite? Nessuno mi sente? No, niente. C'è qualcosa, noi vi vediamo, cioè quindi voi ci vedete, ma noi non vediamo, ho dato la parola a queste due persone che volevano parlare, ma non, anche loro non si attiva il processo di audio e nemmeno di video, quindi se volete scrivere, ragazzi, la domanda che il Dino Pischi è in linea ancora, se avete pazienza di scrivere, perché non parte l'audio e nemmeno il video. Quindi se volete intanto. Bene, caspita, è vero, c'è da riflettere anche su questo. In effetti la ripresa delle visite odontoiatriche non sarà semplice, né per i pazienti né per voi. Cioè. Assolutamente. Credo sarà un grande problema perché noi fra l'altro siamo sicuramente quelli più esposti e di conseguenza soggetti anche a nostra volta a essere vettori di ulteriore passaggio del virus in questo caso. Anche se, Francesca, io non voglio assolutamente sottostimare il problema, ci mancherebbe. Sono come tutti recluso, sono attento alle indicazioni, ma semplicemente perché sono ligio alle disposizioni. Però il fatto che non si parli, come si diceva prima con Adolfo,
del rinforzo delle difese globali del nostro organismo si combatta soltanto il virus, quando poi è la punta dell'iceberg, capisci che... Ti fa fare perlomeno qualche domanda, ti fa come minimo, dici, cioè, anziché dirci soltanto in effetti di, scusami, io parlo poi, non sono un medico, per cui parlo da libera cittadina, in effetti solo dirci di lavarci le mani, di fare la distanza sociale, tutto quanto, non c'è mai stata una comunicazione ufficiale che dicesse di rafforzare le difese immunitarie. Poi ognuno lo ha fatto bene o male, a qualche amico medico, ha sentito qualche consiglio, eccetera, però in effetti questo dovrebbe essere al centro della nostra esistenza. E per difesa immunitaria, Dino, tu sai bene come la penso io, no? Quindi sia dal punto di vista proprio fisico-fisiologico, e questo la parola è a voi, ma anche dal punto di vista psico-emotivo, no? Perché sappiamo perfettamente, ne abbiamo parlato anche più volte con Adolfo, quanto la paura, l'ansia, l'angoscia, tutte le emozioni negative siano in grado comunque di abbassare il livello del sistema immunitario, no? Quindi questo complesso di cose non è stato mai affrontato in maniera ufficiale. Assolutamente, ma poi guarda, io posso anche capire che normalmente, non dico non si sappia o poco si conosca del sistema immunitario, no? E che si possano anche disconoscere le capacità di sostegno del sistema immunitario. Però quello che non capisco è che in questa assurda chiusura, mi prendo la responsabilità di dirlo, di tutti i livelli di attività economica del paese, si sia tenuto aperta un'attività come quella di tabaccaio, quando si sa che il fumo è la causa principale di indebolimento del sistema polmonare. Se c'è, dal mio punto di vista, per carità, però se c'era un'attività da chiudere, assolutamente era la possibilità che le persone potessero rifornirsi di tabacco. Mm-hmm. Questa è una delle mille domande che mi pongo. Sì. Come cittadino, sulla cosa dei tabaccai ci ho riflettuto tanto anch'io, ho fatto questo pensiero, ma non so se sia condivisibile, se abbia un senso, insomma, perché dei tabaccai è vero che vendono il fumo e quindi le sigarette, ma fanno anche da pagamento per le bollette, pagamento, cioè per esempio per la ricarica delle carte postali, Poste Pay, eccetera, eccetera. Ma le poste sono aperte. Ah, ecco, quindi anche quello poteva essere... Non tutte, perché però credo ci sia un ufficio per ogni città, almeno, nelle grandi città più di uno. Certo. Sì, ci sono delle cose inspiegabili, o comunque nei supermercati hanno bloccato la possibilità, che so, di acquistare i libri. Sì, se proprio doveva essere questa la necessità per tenere aperti i tabaccai, si sbarrava, si chiudeva, si sigillava la sezione dei tabacchi. Se si vuole aiutare il fatto che la difesa dell'organismo possa essere incrementata, non possiamo mettere un tossico come il fumo a disposizione di chiunque, perché poi questi pazienti diventano, queste persone diventano pazienti di pronto soccorso e di conseguenza spesso delle sale di rianimazione. Però vedi, per esempio, arriva un commento, Dino, no? In effetti questo è un altro aspetto, perché sai, io neanche fumo, no? Quindi ho smesso tanto tempo fa, ringraziando Dio. Però in effetti per uno che fuma già c'è tanta difficoltà, già c'è tanta angoscia, già c'è tanta paura da gestire, da dover trasformare. Qui nei commenti vedo, se togli le sigarette molto probabilmente a queste persone possono anche impazzire, avrebbero potuto impazzire, capito? Cioè è tutto veramente, c'è sempre la doppia faccia, no? Di ogni medaglia che...
che va presa in, alla fine che va presa in considerazione, perché c'è anche questo aspetto. Poi è anche vero che uno che è fumatore da una vita va prima si compra 3 stecche ed è a posto, se proprio ha paura di rimanere senza, no? Sì, per carità, io non voglio sicuramente ergermi a paladino della salute a tutti i costi, però è chiaro che chi fuma è giusto che si prenda le responsabilità di ciò che fa a se stesso e anche a quelli che gli stanno vicino. Se non si capisce il fondamento di questa regola, io mi farei qualche domanda a monte, nel senso che con tutto il rispetto per i fumatori o anche per i consumatori di altre sostanze, è chiaro che chi fa questo tipo di scelta, che poi diventa un vizio, mi rendo conto sia molto difficile poi staccarsene, non può essere imputata a terzi una scelta di questo tipo. E se c'erano delle scelte dolorose da fare, credo che quella del fumo possa essere una di quelle che andavano sicuramente prese in considerazione, cosa che non è stata valutata, anche perché, ripeto, non si fa altro che continuare ad aggravare un problema per se stessi, per i fumatori, ma anche per i terzi, perché se viene occupato il posto in pronto soccorso da chi non si prende la responsabilità di stare attento anche con il fumo, questo va a discapito di chi davvero ha bisogno di stare in pronto soccorso oppure in sala di rianimazione. So che è un discorso che può dar fastidio a molti, sicuramente ai fumatori, non me ne vogliano, però questa è la realtà, ed è la realtà di chi ha visto in sezione optotica i polmoni dei fumatori. E non mancava mai il commento: ma guarda che stronzo, sto qua, come si è rovinato la vita, è morto per arricchire le industrie che vendono le sigarette. Certo, sì, sì, anche questo sono delle scelte. Senti Dino, ma allora io qui davanti a me nel mio telefonino ho delle immagini incredibili risalenti, poi terminiamo qui ragazzi, risalenti al 1920, l'anno in cui ci fu la spagnola, l'anno durò anche il periodo. E vedo qui, adesso sicuramente non li vedete, ma tutti con le mascherine, anche qui, no? Quindi sì, esattamente 100 anni fa. Allora, questa storia che si ripete, questi virus che viaggiano, e lì vedi però, cioè le foto qui testimoniano, andavano tutti in giro, io cioè, non ho notizia di un blocco economico a livello di mezzo mondo, come fu per la spagnola, andavano tutti in giro con la mascherina. Quindi questo significa che esiste in natura questa possibilità, no? Evidentemente. Assolutamente sì. Quindi in qualche modo, questo voglio dire Dino, in qualche modo dobbiamo fare i conti con questa possibilità che la natura si esprima anche attraverso queste modalità, e quindi forse se dobbiamo fare una conclusione finale davvero, davvero, davvero è avere cura di noi stessi e tenere alto il sistema immunitario attraverso tutte le modalità che anche prima hai descritto, no? Perché non è solo una questione di integrare, ma anche una questione di stile di vita, di movimento, di visione, di pensieri, e tutto, no? Insieme. Bravissimo, bravissimo. Assolutamente questa è la chiave di lettura, perché non si può andare in guerra con le forchette di plastica, e ti parla una persona che non ha voluto fare il militare, che assolutamente crede che la guerra sia una delle, anzi sia la perversione maggiore che possa esistere nel mondo, e anche perché pilotata da pochi che ne hanno interesse.
però utilizzando come metafora la guerra, non ci si può andare con le forchette di plastica, se sì, bisogna bardarsi, bisogna sapersi difendere, se non voler attaccare dal nemico. Il nemico in questo caso periodicamente può essere la SARS, il Covid, può essere l'AIDS, qualsiasi tipo. Nel passato il colera qua in Italia, sapete bene quello che ha determinato, piuttosto che ancora più indietro la peste o il vaiolo. Però erano altri tempi. Oggi c'è la possibilità di la conoscenza per potersi difendere. E quindi, come giustamente sottolineavi, rinforzare il sistema di difesa globale attraverso uno stimolo del sistema immunitario che passi attraverso lo stile di vita corretto, il movimento, la giusta alimentazione, la giusta consapevolezza anche nell'approccio ai farmaci e ai medici che magari propongono una visione che sia assolutamente chimica. Ecco, io suggerisco di diffidare, perché se oggi viene preso come, e non me ne voglia chiunque lo consideri un emerito scienziato, però se si considera come messia il Burioni della situazione, senza nulla togliere alle sue competenze, però variano, però non si può, come? Variano, nel senso che dipende un po' dal momento, a seconda. No, ma questo semplicemente per, ti ripeto, nel rispetto delle sue competenze, però quando ho visto uno spezzone, quando gli si chiedeva se il 5G potesse interferire, ha soltanto sorriso, rispondendo assolutamente no. Non c'è nessuno al mondo, tantomeno Burioni, io o te, che possa escludere il pericolo derivato dal 5G, che pure ci farebbe tanto comodo, ci semplificherebbe la vita teoricamente, però io non mi sento di lasciare ai miei figli o ai miei nipoti una eredità che sia basata semplicemente su due fondamenti che sono l'inconsapevolezza e la speculazione. Il fatto che poi speculazione di tipo monetario, che poi economico, che poi rappresenta una forma di esercizio di potere a tutti i livelli, che compresa la medicina, che ci governerà sempre di più. Ecco, quindi non critiche, non, e ancora una volta col sorriso, però cerchiamo di essere stimolati a considerare attraverso una crescita interiore, essere stimolati alla critica costruttiva, a non accettare assolutamente sempre e comunque tutto quello che ci viene raccontato. Fondamentale. Guarda, sarà oggetto dell'articolo che pubblicherò stasera, vedi come siamo in linea senza saperlo, perché questo è fondamentale, cioè veramente fa parte dell'essere svegli in questo momento, no? Perché è chiaro, è evidente che c'è un mainstream che va tutto in una sola direzione, che va bene, vada dove vuole andare, ma cerchiamo anche di informarci in altra maniera e dopodiché cerchiamo ognuno di fare la propria sintesi, no? E di vedere cosa risuona maggiormente. Perché adesso stiamo davvero, Dino, vivendo un momento in cui viene detto tutto e il contrario di tutto. Sì, 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 sì. E quindi per chi non è in effetti un particolare specialista in un campo, non è facile districarsi e cercare di comprendere quale sia la verità. Sì, diciamo che nel piccolo tutti noi abbiamo
un dovere, oltre la resilienza, il fatto che da questa esperienza si debba uscire diversi, ma con lo stimolo di cambiare le cose, non di tornare a quello che eravamo, perché tanto ciascuno di noi, di quelli che ascoltano o anche di quelli che non ascoltano, ciascuno di noi, io per primo, dobbiamo sentirci responsabili di quello che si è determinato nel mondo. E con un briciolo di autoresponsabilizzazione credo che si possa ottenere molto nel cambiamento. Quindi io ho fatto un esame di coscienza e so quello che cambierà nel mio atteggiamento. Non sarà semplice, non sarà semplice per nessuno, però credo che dovremo tutti noi fare un pensiero profondo su quello che può venirci non solo come vantaggio personale, ma per quello, per questo mondo che viviamo e che dovremmo lasciare meglio di quello che ci è stato consegnato. Perlomeno questo è quello che io vorrei realizzare. D'accordissimo con te, Dino, ne ho accennato proprio mentre ti aspettavamo e anche prima che arrivasse Adolfo, è proprio questo, adesso abbiamo un compito e una responsabilità, però è una bella responsabilità di poter anche scegliere, no? Come indirizzare i nostri, sia i nostri pensieri che poi di conseguenza le nostre parole e le nostre azioni. E penso che sia un'occasione straordinaria che abbiamo tutti allo stesso momento, perché in effetti uno potrebbe scegliere un particolare momento della sua vita di rintanarsi, di rinchiudersi, di isolarsi, no? E quindi compiere un percorso all'interno in maniera più approfondita. Questo momento storico, perché tutti nello stesso momento abbiamo la stessa possibilità, è un potenziale, insomma, no? Sì. Bene. Assolutamente vero. Francesca, grazie. Assolutamente. Grazie Dino e grazie a tutti. Grazie. Prego. Grazie. Ciao. Ciao Dino. Ciao a tutti. Ciao.